Purtroppo anche oggi vi devo riportare al quartiere di San Siro, che è esattamente via Zamagna 4. Vi ho portato più volte in questo quartiere, siamo tornati perché il 2 marzo del 2022 l'allora assessore alla casa Larrizzi, la giunta Fontana, la prefettura e tutti annunciano in pompa magna il protocollo San Siro perché bisognava prima di tutto risolvere il problema di via Zamagna. Dopo quel mega annuncio, a luglio del 2023-22 si mettono una guardiania. Sembrerebbe che con questa guardiania si inizi un lavoro di risanamento del quartiere, di governo e controllo del quartiere. Questa guardiania, malamente organizzata con grande sacrificio dei lavoratori impegnati, alla fine scompare a marzo del 2023. Come mai? Semplice, ci sono state le elezioni, non serve più far finta di occuparsi di via Zamagna 4. Purtroppo, dalle immagini che state vedendo, la situazione non è migliorata in via Zamagna 4, e bensì peggiorata dalla visita che abbiamo fatto a luglio e dalle visite precedenti. Hanno liberato qualche appartamento di qualche abusivo e anche uno spacciatore, quindi bene se hanno portato via uno spacciatore. Peccato che sono rimaste il cortile e le case e gli abitanti in balia di. Ma sono fatta fare uguale. Sì. Ma infatti non si capisce dove sta il problema estetico, casomai è quello che non hanno fatto loro. Fino a Anche le sopra. piante sulle scale, rovina l'estetica del condominio. Ah, sì. Gruppi di spacciatori e di ragazzini. Dove, come vedete, il governo del quartiere non c'è, la portineria è sigillata e chiusa, le scale e le porte d'ingresso di ogni scala sono state divelte, vengono divelte anche le piastre con cui chiudono gli appartamenti per tentare di impedire le occupazioni che ci sono. L'immondizia non manca. E il totale abbandono del cortile costringe i cittadini, spesso anziani e singoli e soli, a rifugiarsi in casa e ad aver paura la sera di uscire dal cortile di casa perché possono essere insultati, se non peggio spintonati, da spacciatori e ragazzotti vari. Il degrado e l'abbandono purtroppo è uscito anche su strada, lo vedete, non sto qui a descrivervi le cose che state vedendo. Noi siamo tornati perché una cosa deve essere chiara, la gente per bene di questi quartieri non può essere abbandonata dalle istituzioni e ancora peggio, la regione Lombardia non può continuare a speculare sulla periferia di case popolari dell'azienda regionale lombarda, dove c'è il giorno che sembra che risana tutto, il giorno dopo c'è l'abbandono, ma purtroppo per i cittadini non cambia niente perché quelle dette dalla regione sono solo parole, i fatti sono quelli che ancora state vedendo. Noi continuiamo a insistere perché vogliamo in tutti i modi dare un futuro a questi quartieri e ai cittadini per bene che li abitano e dare un futuro ai ragazzini che vi abitano. Noi non possiamo continuare ad avere quartieri abbandonati dove i ragazzini crescono male. Abbiamo pochi giovani e dobbiamo farli crescere bene.